Ustedes verán un película sobre mi carrera. Quello che state per vedere è un film sulla mia carriera, ma soprattutto un film sul calcio, qualcosa che sia io che voi amiamo. Perciò spero vi piacerà anche se sarete costretti a vedere un po' troppo spesso Cruyff in azione. Buon divertimento. Hasta ora. Questo è il nonno di Johan, davanti al negozio di frutta e verdura alla periferia di Amsterdam, che la famiglia Cruyff ha gestito per 3 generazioni. I Cruyff erano famosi per la bontà dei prodotti che vendevano e per la affabilità con cui trattavano la clientela. Il padre del futuro re del calcio è mancato prima che il figlio diventasse famoso. Johan decide di assumere un atteggiamento sorridente nei confronti della vita. Oddio, con qualche ripensamento di tanto in tanto. Papà Cruyff è con i figli già frugati dal virus del calcio. Il padre ha sempre creduto nel destino di campione di Johan. Gruppo di classe in un esterno. Giovannino, come ovvio, è quello con le mani sul pallone. Johan ha 13 anni. Da 2 è già all'Ajax, dove furoreggia segnando grappoli di gol nei campionati ragazzi. Lo stadio dell'Ajax è a 300 metri da casa Cruyff. Anche da un punto di vista logistico era fatale che catturasse Giovannino. A scuola le cose vanno meno bene. Strappa la sufficienza, ma la pagella esibisce una notazione ammonitrice. Johan, ne scrivono i professori, potrebbe fare di più. A 17 anni si innamora di Danny Koster, qui col padre che non vende verdura ma diamanti. A 21 anni sposa Danny, la circostanza lo costringe a inalberare la sua grande nemica, la cravatta, ma in compenso non rinuncia a sedere assumendo la positura tipica del calciatore che si riposa sulla panca dello spogliatoio. Ed eccoci alla nostra storia che comincia nel 72, l'anno magico dell'Ajax. Lo squadrone olandese conquista nella stagione tutto il conquistabile, scudetto, Coppa Nazionale, Coppa Europea e Coppa Mondiale. Rimarrà un esploit unico nella storia del calcio. È un giorno di primavera, i giocatori arrivano allo stadio per l'allenamento sulla palla in vista della gara che sarà decisiva per l'assegnazione dello scudetto. L'allenatore rumeno Kovacs, che ha teorizzato, secondo alcuni, mutuando nei principi da altri tecnici, il famoso calcio totale, di cui l'Ajax è la più illustre esemplificatrice. Johan è esordito tra i professionisti 7 anni prima, cioè a 17 anni e mezzo, già con il numero 14 sulle spalle. Ha preteso quel numero perché è stato a 14 anni che ha vinto il suo primo campionato e l'Ajax ha ottenuto una speciale deroga dalla federazione per consentirgli di giocare sempre con il numero 14 sulla schiena. Johan segna così. Controlla così. Scambia così. Così. Il suo dribbling preferito. Propizia il gol così. Fragile di quanto possa sembrare, nei contrasti spesso la spunta lui. (Susurra)
essere anche altruista. Sembrerebbe la stessa azione, ma non lo è. L'Ajax è campione. Quattordici o non quattordici, Johan ormai è il numero uno e la vita dei numero uno è dura. L'allenamento è tutto. Bisogna dedicarcisi col massimo impegno, soprattutto in avvio di stagione, quando hai ancora da smaltire la ruggine delle vacanze. Quando riprendi l'attività, scopri che hai nelle gambe solo la carica per 45 minuti e devi migliorare sino a garantirti un'autonomia di 90. Certo, piano piano ce la fai, ma devi avere costanza, applicarti ogni giorno senza cedere ai primi sintomi di stanchezza. Come vuoi, come vuoi, come vuoi. Ogni giorno, alla fine della preparazione, ti senti distrutto perché ogni giorno devi superare quello che sul momento ti sembra il tuo limite e insistere per riuscire a dilatare questo limite sino alle dimensioni dei 90 minuti pieni. Beh, per fortuna che un allenamento come questo si fa solo un paio di volte alla settimana. Serve per acquisire quello che in gergo sportivo si chiama secondo fiato. Mi spiego. Tu cominci a correre, a scattare, a calciare e dopo un po' ti sembra di avere esaurita ogni energia, mentre in effetti hai esaurito solo il cosiddetto primo fiato. La spinta iniziale, insomma. A quel punto bisogna sforzarsi per superare la piccola crisi che sembra bloccarti, per arrivare appunto al secondo fiato, che ovviamente arriva solo dopo qualche minuto di sofferenza. In altre parole, è come se dal campo uscisse un titolare stanco, cioè il primo fiato, e vi entrasse una riserva fresca, cioè il secondo fiato. E certo è dura, soprattutto quando ti fanno fare il footing in un bosco o in un prato con l'obbligo di correre e scattare senza avere gli stimoli di una partita, il pallone da raggiungere, l'avversario da rincorrere, eccetera. Quando l'allenatore dà lo stop, senti il cuore che batte vertiginosamente, sembra che debba scoppiarti nel petto. Devi riuscire a ricondurlo al suo ritmo normale in meno di 2 minuti. Se non ci riesci, è meglio che apri una tabaccheria o tenti di diventare presidente del consiglio. Vuol dire che hai sbagliato mestiere. All'allenamento nel Bosplan torno sempre molto rilassato e mi piace trastullarmi un po' mentre mi rivesto chiacchierando con i compagni o sorseggiando una bibita. E mi rilassa soprattutto guidare per i 20 chilometri che mi separano da Vinkeven, dove abito. Guidare mi piace e mi distende. Così come mi piace starmene a casa, la mia casa calda, accogliente. Ci sto volentieri. So benissimo che potrà sembrare una dichiarazione banale, ma in nessun posto mi trovo a mio agio come a casa mia. Sarà una frase fatta, ma è la verità, anche ci posso fare. Quando sto con i miei bambini mi sento sereno, realizzato, soddisfatto. Molti padri trovano che stare con i bambini, giocare con loro, stare ad ascoltare le loro domande è faticoso. E per me no,
Anzi, mi diverto. Del resto, Danny e io siamo una coppia straordinariamente normale, e non, come ha scritto qualcuno, normalmente straordinaria. Lei mi racconta cosa è successo mentre io non ero in casa, io faccio qualche commento, dico due o tre cose che magari mi sembrano spiritose, le racconto cosa è successo al campo, e tutte e due parliamo molto con i bambini. Non devono sentirsi ignorati. Dopo pranzo gioco un po' con i bambini e poi torno allo stadio per l'allenamento sulla palla. Cerchiamo di migliorare il nostro bagaglio tecnico, sperimentiamo nuovi tiri, affiniamo il nostro modo di calciare. Quando c'è di mezzo il pallone, mi diverto sempre. Provo a colpirlo imprimendogli effetti nuovi, dandogli traiettorie che risultino imprevedibili per gli avversari. I tiri tagliati, per esempio. Ogni calciatore è convintissimo di saperli effettuare a meraviglia, e invece bisogna continuamente esercitarsi, perfezionarli rendendoli precisi al millimetro, per mettere la palla proprio dove vuoi tu. Delle volte, per esempio, basta un niente per farti sballare un calcio di punizione. A volte segni, ma più spesso mandi la palla in tribuna. E dipende da te mandarla in tribuna il meno possibile. C'è sempre l'allenatore, il cronometro e una tabella che ti aspettano. C'è sempre un verdetto. Ci vuole molto impegno, molto. Certo, ognuno cerca di fare del suo meglio e 9 volte su 10 ci riesce. Guai se un calciatore comincia ad accorgersi di non riuscire più a fare quello che ha in testa. Ma il calcio è materia opinabile. Credo che se io fossi in tribuna a veder giocare me stesso, mi criticherei ferocemente. Se ci penso bene, non c'è una partita di cui sia rimasto completamente soddisfatto. Della mia prova personale, voglio dire. Magari dici, va bene, oggi è andata bene perché ho dato 3 o 4 palle gol, o magari ho segnato, oppure ho cucito bene il gioco. Però ti rimane sempre il sospetto che avresti potuto fare di più e di meglio. Oppure può capitare che la stampa e i tifosi siano convinti che hai giocato una grande partita, mentre tu hai l'intima convinzione di aver giocato mediocremente, senza estro, senza lucidità. Così come può capitare esattamente il contrario. In ogni caso, ogni volta che vedo una mia partita alla TV, o come adesso in un film, rimango con la convinzione di aver fatto, almeno per 30 minuti su 90, delle cose sbagliate. Io, come del resto la maggioranza dei calciatori professionisti, mi diverto ancora molto con la palla tra i piedi. Giocare la palla è la cosa che mi piace di più. Con la palla si può fare di tutto. Per esempio, calciarla in modo che una volta calciata torni da te. Un po' come a biliardo, solo che noi non abbiamo la possibilità di usare le mani o la stecca, ma dobbiamo arrivare a ottenere gli stessi risultati con i piedi. E bisogna ammettere che è un po' più difficile, eh? E infine bisogna tenere presente che il giocatore di biliardo può meditare il tiro, prendere la mira, studiare l'angolazione, mentre un calciatore non ne ha mai il tempo. Se si tiene conto di tutto questo, quello che noi calciatori riusciamo a volte a fare con il pallone ha del miracoloso. Salve, sono Giorgio Chinaglia. Io ho già visto il film che voi state guardando adesso e vorrei dirvi due o tre cose di questo campione che è Cruyff. La miglior dote di un giocatore è giocare senza la palla. È una delle migliori doti che ha Cruyff, che tutti forse non sanno. Senti Giorgio, scusa, Cruyff è indubbiamente un campione, questo lo sappiamo tutti. Tuttavia, per esempio, quando lui questa estate è andato ad Amsterdam per giocare con la sua squadra attuale, il Barcellona, contro la sua vecchia squadra, l'Ajax, è stato sonoramente fischiato dal pubblico. Però tu di fischi te ne intendi abbastanza, soprattutto di fischi senza ragione, no? E quindi puoi immaginare meglio di un altro, magari, quali possono essere state le reazioni di Cruyff. Ecco, tu ritieni l'atteggiamento del pubblico olandese giustificabile in qualche modo? Ma per il fatto suo sì, perché è come una moglie che ti scappa da casa e tu rimani ferito, e loro per loro è la stessa cosa. Se Cruyff giocasse nella tua stessa squadra, ne saresti geloso? Ma io penso che tutti quanti noi vorremmo essere dei grossi campioni, perciò c'è un po' di gelosia verso il grosso campione. Pensi che con l'andare del tempo, come accade a molte punte e mezze punte naturali, arretrerà a metà campo anche lui per fare il regista? Ma io penso che già sta facendo piano piano questo lavoro qua, perché sarà molto più utile a centrocampo che di punta quando sarà un po' più anziano. Se tu fossi un difensore, come lo marcheresti? Io gli starei appiccicato sempre, cercando
di stargli sempre appiccicato e non mollarlo mai. L'unico modo è quello, perché non c'è altro sistema. Se adesso ci consenti di continuare a vedere il film. Certo. Tutti sono convintissimi che io sia molto veloce, e invece non è vero. Naturalmente non sono una tartaruga, ma credo che la sensazione di estrema velocità che do al pubblico derivi dal fatto che scatto sempre un attimo prima dell'avversario, diciamo mezzo secondo prima. Perché c'è una fondamentale differenza fra il giocatore che pensa, ecco, il mio compagno ha calciato e allora io scatto, e quello che invece pensa, ecco, sta per calciare e allora scatto. Voglio dire che fra chi intuisce il momento di scattare e chi scatta invece a palla già giocata, c'è una differenza di mezzo secondo. C'è proprio quei due metri che spesso con il mio scatto riesco a rubare agli avversari. Ma eccoci di nuovo al nostro magico 1972. Così magico che quell'anno battemmo il Feyenoord per 5-1. Il Feyenoord, tanto per capirci, è quello che il Milan è per l'Inter o la Lazio per la Roma. Qui siamo a Rotterdam, impegnati nella finale di Coppa contro una squadra dell'AIA che ha un nome che vi sembrerà strano, si chiama ADO. Una squadra ben organizzata, molto forte atleticamente. Vinceremo per 3-1. Uno dei tre gol sarà mio. Giocando un calcio soddisfacente che ci indurrà a sperare di farcela anche nella finale per la Coppa dei Campioni contro l'Inter. Delle volte dribblo un po' troppo, vero? Lo so, ma mi piace, porca miseria. Ditemi se vi piace questa azione. Delle volte il dribbling serve a procurare un rigore, per esempio.
eccola la coppa. E per ogni coppa c'è sempre un sindaco vicino al campione. Sentiamo che ci dice del campione la moglie, Danny. Johan è rimasto un ragazzo semplice, soprattutto se lo confronto con gli altri calciatori che si danno un mucchio di aria. Lui no, è sempre disponibile, sempre gentile, paziente. Johan risponde a chiunque lo fermi per la strada, e non parliamo poi del tempo che perde con i ragazzini. Johan per i bambini ha una passione tutta particolare, tanto è vero che me ne ha fatti fare tre. Anche ai tifosi che gli scrivono e gli telefonano risponde sempre con garbo, non perché ritenga che questa è un'esigenza del mestiere, ma perché fa parte della sua natura. Io non ho il suo carattere, me la caverei dicendo scusi, non ho tempo. Lui no. Sia chiaro, Johan, anche essendo molto diversa, rispetto profondamente a questo suo modo di essere. Lo stadio dell'Ajax, lo abbiamo già detto, sorge nel quartiere dove Cruyff è nato e magari attentando a qualche finestra è in queste strade che Johan ha tirato i suoi primissimi ma già sapientissimi calci. Gli abbiamo proposto un'escursione sentimentale nel suo vecchio rione, anche perché l'occasione era utile per avvicinare sua madre. Da bambino era impossibile separarlo dal pallone. Giocava sempre davanti alla nostra casa di Betondorp. Il quartiere era pieno di finestre. Io credo che Johan, una dopo l'altra, le abbia prese di mira tutte. Certe volte mi arrabbiavo un po' e gli dicevo, lascia il pallone a casa almeno. E lui niente. Diceva sì, poi nascondeva il pallone dietro la schiena ed usciva dalla porta di casa camminando all'indietro per non farcelo vedere. Era più forte di lui. È andata a finire che una volta, quando Johan aveva 13 anni, sono andata di nascosto allo stadio a vederlo giocare con i ragazzi dell'Ajax. Sentivo dietro di me la gente che diceva, guarda, quel ragazzino diventerà un campione. E allora mi sono detta, beh, se lo dicono loro. È certo che fare la madre di un ragazzo che rischia ogni giorno le gambe e che è soggetto a critiche e polemiche di ogni genere è meno bello di quanto possa credere la gente. Certo, guadagna molto, ma i soldi non sono mai stati importanti per lui. Per lui la felicità è giocare e vincere. È solo questo che conta. La signora Cruyff collabora validamente alle riprese del film. Fra poco dovremo intervistare Johan, la cui irrequietissima primogenita ha rivelato una forte inclinazione ad urlare come un'aquila non appena appare una macchina da presa. Viene, molto opportunamente, affidata alla nonna. Ci vediamo più tardi, signore. Ciao. Ecco, è qui che ho vissuto fino a 12 anni. Poi abbiamo cambiato casa, ma senza allontanarci un granché. E qui c'era anche il negozio di mio padre, che prima invece lavorava in un altro quartiere, lo Jordan. Ricordo che mi impressionava molto il fatto che sulle ceste della frutta che consegnavamo c'era scritto fornitori della regina. Io pensavo, accidenti, quante me le mangia la regina. Davvero? A quei tempi giocavamo qui nel cortile o anche in strada, non c'erano tante macchine come oggi. Usavamo le nostre giacche ripiegate per fare i pali delle porte come i ragazzini di tutto il mondo. La linea dell'auto era rappresentata dal marciapiede. La strada era troppo stretta per battere i corner, così ogni tre corner battevamo un rigore. Io giocavo qui con Johan. Era così forte che noi, per averlo nella nostra squadra, dovevamo giocare con 5 uomini in meno rispetto agli avversari. 6 contro 11, insomma. Quell'uomo laggiù lo chiamavamo Trippa per gatti. E se il pallone finiva nel suo giardino, prendeva il coltello e lo faceva a pezzi. Ne avrà fatti fuori una ventina. Una creatura tremenda. No, non è vero che faceva a pezzi i palloni, ma è vero che mi distruggeva il giardino. Certo è che se Cruyff non avesse giocato al calcio, oggi i miei fiori sarebbero più belli. Ogni tanto mi tocca leggere che la mia famiglia è serena perché è ricca. Che sciocchezze. È serena perché è serena. Perché andiamo d'accordo, che c'entrano i soldi. Conosco gente molto più ricca, ma anche molto meno serena di noi. Forse all'epoca in cui è stata girata questa scena, l'unico a non essere sereno ero proprio io. Era in arrivo l'Inter.
Eccolo l'Inter, Mazzola in testa. La ex la affronta, siamo sempre nel 72, per contenderle la Coppa dei Campioni. È una finale attesissima, il glorioso calcio di club milanese, rotto ad ogni avventura e in confidenza con ogni trionfo, contro il calcio nuovo dei tulipani. Il modulo tattico più prudente del mondo contro quello più spregiudicato. Il difensivismo all'italiana contro il calcio totale dei nuovi profeti del gioco. Non è solo una partita di calcio, è il confronto fra due mentalità, fra due modi antitetici di concepire lo stesso tema agonistico. L'Inter in difficoltà affida Cruyff ad Oriali e chiede spesso a Mazzola di darle respiro. Ci sono molti critici, Sandro, che hanno sostenuto che tra te, il te prima maniera, il Mazzola prima maniera, e il Cruyff attuale ci sono molte analogie. Sei abbastanza d'accordo con questa opinione? Sì, penso che per quanto riguarda la velocità di esecuzione e il modo di giocare ci siano diverse analogie. E comunque c'è un numero nel repertorio di Cruyff che tu pensi di non possedere? O che gli invidi, ecco? Beh, molto difficile da dire. Così a botta calda direi forse un po' presuntuosamente nessun numero. Ecco, ad ogni modo tu pensi che il contributo dato da Cruyff a questo exploit del calcio olandese sia valutabile percentualmente in un modo abbastanza preciso? Non so, penso un 20%, ecco, senz'altro, dando poi agli altri tutte le percentuali, allenatore, medico, eccetera. Ecco, questi sono tempi in cui tutti parliamo molto del calcio totale, del calcio standardizzato su certi schemi, su certi tipi di preparazione, però la spinta del fuoriclasse è sempre molto importante, no? Beh, questo senz'altro, però cadiamo forse in una contraddizione, perché Cruyff è il giocatore meno olandese degli olandesi, quindi critichiamo tanto il calcio italiano, però diciamo che l'Olanda senza Cruyff è un giocatore tipicamente italiano. Non sarebbe la grande Olanda, però effettivamente è così, ha dato estro, ha dato qualcosa, quel pepe in più a una bella squadra. Per concludere, è concepibile una squadra con Mazzola e Cruyff interni? Beh, penso che non ci sia problema. Probabilmente se Cruyff fosse italiano avremmo creato un dissidio, senz'altro. Però visto che è straniero, allora illudiamoci. Non so, io ho giocato con Eusebio, quindi, che era molto più punta di Cruyff. Quindi. Il controllo di Oriali è attento, ossessivo, implacabile. Cruyff lo soffre, ma come vedremo non abbastanza. Beh, quando due avversari sono così spesso abbracciati, possono anche decidere di farsi un tango. Oh, riproviamo col casquet, ma sì. Ciao, mettiamolo e ti rivedo.
rigore. Cruyff mi aveva messo in difficoltà sulla velocità. Mi ricordo che la sera prima ci hanno fatto vedere un film appunto di una partita di Cruyff, no? E ho potuto guardare, bene studiarlo, diciamo, no? Che la maggior forza appunto sua era la velocità, eppure la sera dopo, nonostante sapevo che lui era forte sullo scatto così... Ti cioè, ha sorpreso qualche volta? Sì, sì, non qualche volta, ma spesso e volentieri. Sì, difatti lui partiva da fermo, scattava subito, prendeva quei 3-4 metri e poi insomma non è che rallentava, teneva quel ritmo lì fino a che arrivava in porta oppure... Ecco, senti, comunque è un avversario corretto? Correttissimo, anzi direi uno dei più corretti che abbia incontrato. Improvvisamente su un cross da destra, uscita non sicurissima di Bordone e Cruyff in gol. La Coppa dei Campioni strizza l'occhio all'Ajax. Johan dirige l'orchestra, chiama palla su uno spiovente da sinistra e vola per l'incornata del 2-0. Ajax è campione d'Europa. Chi ha detto che i tifosi del nord non sono caldi? Le quotazioni di Cruyff continuano a salire, ma di pari passo aumentano nei suoi confronti le premurose attenzioni degli avversari. Con l'Independiente di Buenos Aires. Anche negli atteggiamenti interlocutori, Johan ha ormai tutti i connotati del leader, apparendo consumatissimo nell'arte di saper stare in campo. Alcareggi è un uomo di buon senso e come tecnico è soprattutto famoso, almeno nell'ambiente degli addetti ai lavori, per dare molta importanza ad una dote del calciatore che forse non fa presa sul grande pubblico, ma che è essenziale, e cioè quella dote che possiamo definire del saper stare in campo. Che è piuttosto difficile forse da spiegare, no Ferruccio? Sì, è un po' difficile da spiegare perché penso che sia una cosa che la si debba sentire soprattutto. Comunque questo grosso giocatore Cruyff è anche un istintivo soprattutto. Però nel suo gioco, nelle sue posizioni che assolve durante l'arco dei 90 minuti, che può essere quella di terzino destro come di ala sinistra,
c'ha la squadra che ruota intorno a sé. Lui gioca molto anche senza pallone ed è un gioco, ed è un giocatore che naturalmente anche inventa qualche cosa per le sue estrosità, per la sua fantasia. Un giocatore che ha tutto, si può paragonare sotto un punto di vista così non tecnico, non similare a Pelé. Pelé in una maniera, lui è in un'altra. Penso. Forse lui ha più dinamismo di Pelé, no? Cioè copre una zona di campo indubbiamente più vasta di quanto non fosse quella che copriva Pelé. Beh, per me Pelé è completo, era completo. C'aveva tutto, sinistro, destro, esterno, interno, collopiede, di testa, lo stop, il passaggio, il tiro, il volo, era perfetto. Cruyff mi sembra se forse c'è una dote che diciamo gli manca nel suo bagaglio, e forse il gioco di testa, che non ho mai visto diciamo insistere oppure entrare con una certa decisione nel gioco di testa. Però c'ha tante altre cose, non so, c'ha quella corsa in progressione che solo lui penso sia al mondo. Ecco, senti, tu dovendolo marcare, dovendolo contrastare, lo affideresti ad un controllo a zona o ad un controllo a uomo? Beh, bisognerebbe a zona se nella sua metà campo, e a uomo quando entra nella nostra metà campo, sono nei paraggi dei 16 metri. Tra i giocatori italiani attualmente in attività e che normalmente in campionato assolvono questi compiti di controllori, qual è quello che per una questione di passo, di morfologia, eccetera, può essere più adatto per contrastare un uomo delle caratteristiche di Cruyff? Beh, io direi Burnic di qualche anno fa, quando era stopper o terzino. Io preferirei marcarlo a uomo, anche se sarebbe lo stesso difficile. Penso che la cosa più forte in Cruyff è lo scatto, indubbiamente, quindi anche marcandolo a uomo si vorrebbe... Ecco, un tipo di scatto che è simile al tuo o è diverso? Perché anche tu sei uno scattista famoso, no? No, ma è diverso, perché lui ha uno scatto così felino sui 10 metri che anticipa tutti. Secondo me potrebbe essere uno scatto più in progressione, sui 100 metri. Così. Ho capito. Tu hai incontrato Cruyff una volta sola, no? A livello di nazionale, a Rotterdam, Olanda-Italia. Ecco, che impressione ne hai avuto? È un giocatore effettivamente molto nervoso, come dice qualcuno. Ma io l'ho visto un grande giocatore tecnicamente e anche un grande trascinatore di tutta la squadra. Nel primo tempo non giocava molto bene lui, al secondo tempo e nemmeno l'Olanda giocò molto bene. Al secondo tempo giocò bene lui e girò tutta la squadra e perdemmo 3-1. Ecco, forse uno dei primissimi giocatori italiani ad aver affrontato Cruyff a livello di una grande partita internazionale è stato Pirino Prati. Si trattava della finale della Coppa dei Campioni del 70, Milan-Ajax, e in quell'occasione il calcio italiano ne uscì benissimo, vinse 4-1 addirittura. Ad ogni modo, anche in quella partita così infelice dal punto di vista di Cruyff, tu hai avuto l'impressione, Pierino, che fosse effettivamente un grande giocatore che stava per portarsi alla ribalta del calcio internazionale? Ti fece una grossa impressione subito? Senz'altro sì, perché è stato forse l'unico in quella partita a metterci in difficoltà e ci è voluto il trapattone dei tempi migliori per porle un po' a freno. Ad ogni modo la stoffa del grosso campione c'era già, non era ancora famoso come lo è adesso. Gli mancava forse un po' di esperienza che si è fatta. Ecco, ma il suo atteggiamento in campo era già l'atteggiamento di un uomo molto sicuro di sé oppure l'atteggiamento della recluta? No, no, cioè era il classico atteggiamento degli inizi di un calciatore, cioè era forte però non era il trascinatore, l'uomo guida, l'uomo squadra come lo è adesso. Oh, a proposito di uomo squadra, qui ne abbiamo uno, si tratta di Picco De Sisti, tutti lo conoscono, non c'è bisogno di presentarlo. Secondo te Cruyff è più adatto a fare il regista di un gioco offensivo oppure a essere la punta di questa manovra? Secondo me è potenzialmente forte come punta e come regista, però dato appunto questo scatto felino, questo scatto da pantera, penso che sia ancora più forte di tutti come punta. Cruyff alla Roma, non viene venduto né Cordova né De Sisti, che succede? Come vi mettete? Cioè tu come la faresti, come sistemeresti questi uomini? Secondo me lui avrebbe molte difficoltà per giocare, perché noi siamo una squadra molto ben amalgamata, c'è un'intesa fra noi. È un quasi... posto in panchina glielo dai però. Beh, bisogna vedere la vita privata come si comporta. Dubbiamente si comporta bene. Sì, ecco, riuscirebbe senz'altro a trovare posto dopo un po' di tempo. Quando... Torniamo alla finalissima. Su Cruyff giocano Pavoni e Pastorisa, due tipetti che non sanno che cosa sia un complimento.
Comunque l'Independiente è fatta secca per 3-0 e la doppietta di Rep è da antologia. Quando arriva il momento del trionfo mi sento imbarazzato. Ho reazioni strane. Tutta quella gente che ti si stringe intorno, per esempio, mi fa sentire tremendamente solo con i miei errori. Per fortuna, come sempre, c'è Danny. Barcellona. Per il profeta del gol sta per scattare l'operazione Spagna. La squadra catalana, che i suoi tifosi chiamano affettuosamente, semplicemente Barça, è da troppi anni frustrata dai successi del Real Madrid, un rivale forte, protetto al vertice, impietoso. Il Barça vuole l'erede di Pelé per farne il continuatore delle gesta leggendarie, ma ormai lontane, dei Kubala e dei Suarez. Al di là di questo cancello, nella sede barcellonista, si è deciso di non fermarsi davanti a nessun ostacolo pur di strappare al calcio olandese Johan. Seduti intorno a questo tavolo, i consiglieri del Barcellona e il suo presidente Montal hanno giurato che nella selva rutilante di coppe e trofei che illustra la storia gloriosa del club, torni dopo 14 anni anche quella di campione di Spagna. Queste coppe nobilitano la società, ma avranno per il nuovo arrivato il valore di un monito. C'è una tradizione prestigiosa da rinverdire, subito. In questo stadio, che è giustamente ritenuto tra i più razionali ed eleganti del mondo, una folla che per passione e partecipazione ricorda molto quella napoletana, ha bisogno di un idolo che ne ripaghi le attese, ne infiammi la fantasia e ne compiaccia gli umori. Ha bisogno di lui, Johan Cruyff, il profeta del gol. Per il suo trasferimento si scatena una clamorosa bagarre, perché lo vuole anche il Real Madrid e basta questo solo fatto a dividere la stampa in due fazioni e a favorire il gioco al rialzo dell'Ajax. Il presidente dell'Ajax, Van Praag, esita a prendere una decisione tanto impopolare. Per essere incoraggiato, chiede per la cessione di Johan 165 milioni di pesetas, cioè 1 miliardo e 800 milioni di lire. Finalmente il sospiratissimo sì, Johan firma il contratto che lo lega al Barcellona. Viene accolto come un messia, salutato dal presidente Montal, immortalato davanti alla sede sociale, mentre abbraccia il mostro sacro Laszlo Kubala. Vorremmo chiederti se, messo nelle stesse condizioni di Cruyff, avresti accettato una proposta che ti venisse da un grosso club estero. Se avresti lasciato cioè il Milan. Bah, diciamo che per un certo periodo, 5 mesi fa, c'è stata la possibilità di farlo. Io non mi sono comportato così, ho deciso di prendere un'altra strada. Fossi stato un professionista incallito, probabilmente avrei approfittato della situazione e forse avrei guadagnato in grosso modo le cifre di Cruyff. Avrei potuto, come ho detto, approfittare della situazione andando da Butichi e dicendo, per non creare confusione, dammi il cartellino e me ne vado dove voglio io, non dove vuoi tu, e decido di testa mia. Probabilmente Butichi l'avrebbe fatto. E quindi avrei potuto approfittare della situazione. Senti, per tornare un attimo a Cruyff, qual è il connotato tecnico di questo giocatore che tu consideri più raro, cioè più difficilmente riscontrabile anche in altri campioni? Ma io direi soprattutto la velocità, non in se stesso, ma la velocità col pallone ai piedi e la prontezza nel calciare in velocità. Diciamo che forse è la sua prerogativa più importante. Ecco, lui ha anche alcuni vezzi sul piano del palleggio, per esempio corre spesso lungo l'auto sinistro controllando la palla con l'esterno del destro, no? Ecco, questa è una cosa che tecnicamente è utile oppure è così una specie di coccarda, di fiorellina all'occhiello? Secondo me è tutto quello che permette di anticipare l'avversario o tutti gli avversari, va sempre bene, che poi si possa giudicare come coccarda o come vezzo o come qualcosa di più. Non è importante, probabilmente gli avversari stessi lo considerano un vezzo, allora rallentano e vengono presi in contropiedi. Un Cruyff che giocasse nel campionato italiano, quali sarebbero i più grossi handicap che potrebbe incontrare? Beh, se escludiamo il problema ambientale, che direi che è il più grave, sì. Quindi sarà prima di tutto deve superare il problema ambientale, che secondo me è più importante e quello che gli potrebbe pesare di più. Sul piano del gioco direi che si troverebbe abbastanza mal partito, perché andrebbe in giro con incollato un giocatore alla maglia e non so se riuscirebbe a fare qualche scatto continuato come gli sta facendo adesso. Senti, Johan, se tu avessi a disposizione 1 milione di dollari,
da spendere così in beneficenza. Che cosa ne faresti? È difficile perché, fortunatamente, hai denunciato enfermedades. Tutti sappiamo che a questo mondo esistono malattie terribili, infermi ridotti alla disperazione, casi drammatici. Cercherei di aiutare questa gente con questi soldi. Che necessita molto dinero. E se io tenia un milione di dollari o molto più, io sapevo il cammino da dare, sì. Ribaltiamo un attimo la domanda, invece. Se tu rimanessi soltanto con 10 fiorini in tasca, come li spenderesti? E se dipende a che età. A che età adesso? Dipende da quando. Sì, se sapessi di dover morire di lì a poco, lo darei a un povero. Altrimenti cercherei di far fruttare questo fiorino in modo da potergli dare di lì a qualche tempo molto di più. Un poco más, e después puede dar más. Avendo dovuto partecipare alla preparazione della nazionale olandese per i mondiali, ha raggiunto Barcellona solo in novembre. Contrariato da questa nuova etichetta di mida del calcio, Johan prende confidenza con il nuovo ambiente e i nuovi compagni, sotto lo sguardo affettuosamente vigile, ma comunque vigile, dei tifosi che non lo mollano un minuto. Il 22 dicembre 1973 il Barcellona riceve l'Atletico di Madrid per una gara decisiva ai fini delle rinnovate ambizioni di scudetto dei catalani. Johan ha già suscitato il delirio delle folle compiendo prodezze in serie e catapultando la squadra dalla zona bassa a quella alta della classifica. Contro il temutissimo Atletico sfodera una delle sue giornate irresistibili guidando la squadra alla vittoria per 2-1 e firmando un gol che le cronache dell'indomani definiranno impossibile. Attenzione, ecco il gol impossibile di Cruyff. Davanti a un gol così, dirà l'allenatore dell'Atletico, Lorenzo, non si discute, si applaude. Parvulario, cioè all'asilo, i figli del profeta prendono intanto confidenza con la nuova lingua e quando Johan va a prelevarli si divertono a salutarlo in spagnolo. La mamma, d'altra parte, ha promesso a breve scadenza un fratellino catalano. Meglio organizzarsi tempestivamente per accogliere lo straniero in arrivo. Danny ha già sistemato la nuova casa, un attico a poche centinaia di metri dallo stadio. Vi è stato trasferito lo stesso arredamento di Amsterdam, non perché quello esistente non fosse apprezzabile, ma per non disorientare troppo i bambini.
La casa continua ad essere elemento estremamente importante per questo globetrotter del calcio, con una vocazione tanto precisa per la vita domestica. A Barcellona, peraltro, la casa accentua per i Cruyff le sue caratteristiche di rifugio. La curiosità popolare e l'interesse della stampa rendono impegnativo e per certi aspetti rischioso persino un fatto banale come uscire una sera per andare al cinema. I cronisti telefonano di continuo. Vorrebbero un'intervista al giorno, un fotoservizio nuovo ogni settimana, una dichiarazione clamorosa ogni ora. Ma soprattutto vogliono che Johan risponda sì alla domanda che ormai in tutta la Catalogna è diventata un ritornello ossessivo. Il Barcellona vincerà il campionato. Intanto vi dico che il risultato più importante della stagione è stato il 5-0 conquistato a Madrid contro il Real. Ho conservato la registrazione di quella partita. Ve la faccio vedere. Andammo in campo con questa formazione. Sadurni, Rifé e Torres. De la Cruz, Costas e Juan Carlos. Rexach, Asensi, io, Sotil e Marcial. Il Real schierava García Ramón, Molgado e Benito, Rubiñan, Pirri e Zocco, Aguilar, Velázquez, Amancio, Netzer e Magañas. Il Real non ebbe fortuna quel giorno. Guardate per esempio che occasione buttata al vento adesso. Ecco il gol di Asensi. Questo secondo gol è mio. Bis di Asensi e terzo gol. Anche il Real segna, ma l'arbitro annulla. Il quarto gol è di Juan Carlos, un tiro da manuale. Sotil chiude le segnature infilando di testa il quinto pallone. Quell'anno il nostro attacco sembrava una mitragliatrice, 75 gol per una media di 15 a testa. Beh, niente male direi, eh? Lo stadio è improvvisamente diventato troppo piccolo per il tifo barcellonista che il profeta del gol ha fatto esplodere come un'atomica. Molti settori vengono ampliati, ma chi vuole trovarvi posto deve rassegnarsi a file interminabili. La caccia all'autografo di Johan è diventata l'hobby di tutti. Uomini giovani e vecchi, donne belle e brutte, gente ricca e povera. Fare in pace una passeggiata con Danny è praticamente impossibile, i tifosi spuntano da ogni angolo. Persino quando si decide di fare quattro passi sulle Ramblas all'alba, c'è qualcuno che si avvicina, saluta, sorride, domanda. Gli spazzini, per esempio, questi alacri arredatori del giorno che nasce. Johan continua ad essere innamorato di Danny e Danny di Johan, e tutti e due si stanno innamorando di Barcellona. Tutta la città vibra in attesa di una conquista che ha importanti significati extrasportivi, tanto da rappresentare l'affermazione di un modo di vivere e di pensare che in Spagna è da sempre quello dell'opposizione. Negli spogliatoi gli addetti ai lavori preparano in silenzio la grande impresa. Vediamo Michels, il tecnico olandese arrivato nella scia di Johan. A Johan la federazione spagnola non ha concesso, come quella olandese, di poter giocare con il fatidico numero 14, ma è un numero che continua a portargli fortuna. È infatti esattamente a 14 anni di distanza dall'ultimo titolo conquistato che con lui il Barcellona vincerà di nuovo il campionato, reinserendosi ad alto livello nel calcio internazionale.
La partita decisiva comincia alle 5 della sera, le 5 della tarde, e vi risparmiamo volentieri una goliardica citazione di Lorca, che tuttavia, lo confessiamo, ci ha parecchio tentati. Come si fa a raccontare un intero campionato? Forse inventando una partita ideale eppure inseritissima nella realtà agonistica, ricavandola da tutte le partite giocate dal Barcellona nella stagione del suo grande ritorno. Quindi vedremo le maglie rossoblù contro maglie di mille altri colori e l'attacco delle meraviglie, quello dei 75 gol, impegnato nel far garrire impietosamente le reti avversarie. Quella a cui stiamo assistendo non è una partita, è la sintesi di un trionfo. La Coppa di Campioni di Spagna è saldamente nelle mani del Barcellona, nelle quali l'ha messa soprattutto lui, Johan Cruyff, l'idolo che ha raccolto l'eredità di Kubala. Il momento del trionfo anche per Rinus Michels, l'uomo che ha portato i segreti e la suggestione del calcio totale nella terra delle corride. In Spagna certi successi ambiscono anche letteralmente alla consacrazione. La Coppa deve essere anche fisicamente benedetta. La gente è semplicemente in delirio, vuole riconoscersi nel successo, identificarsi con i trionfatori, sentirsi protagonista oltre che testimone di un'ora così importante. Ma per il profeta del gol è tempo di migrare in Germania per i campionati mondiali che per la prima volta propongono l'Olanda come possibile protagonista e lui come possibile erede del grande assente, Pelé. L'avventura mondiale comincia il 15 giugno 74 ad Hannover contro un avversario illustre, l'Uruguay, due volte campione del mondo.
Il calcio nuovo degli olandesi fa sommaria giustizia del gioco passatista dei sudamericani, liquidati con un classico 2-0. Settimo minuto, Cruyff a Sorbier, cross e testa di Reppe e gol. Ottantaseiesimo minuto, discesa di Van Aanegem, cross a rientrare e Reppe di nuovo a bersaglio. Dopo aver chiuso a reti bianche contro la Svezia, l'Olanda torna in campo il 23 giugno a Dortmund per affrontarvi la Bulgaria. È il sesto minuto, Vasiljev atterra Johan in area e un altro Johan terribile, Neskens, trasforma il rigore. Dopo un altro rigore messo a segno da Neskens, questa volta per fallo su Janssen, l'Olanda arriva al terzo gol così. Girata vincente del puntualissimo Re. Al 79esimo la difesa bulgara commette l'errore di lasciare libero Ione nella sua zona preferita, l'out sinistro. Calmo controllo e crossa al bacio per la testa di De Jong, 4-0. Poi, a due minuti dalla fine, un'autorete di Kroll consentirà il 4-1 conclusivo. Frattanto si scontrano le due Germanie ad Amburgo. L'occasione, che come ovvio trascende il fatto sportivo, ha un esito clamoroso. Vinceranno con un gol di Sparwasser i tedeschi dell'Est e quelli dell'Ovest cominceranno a paventare l'eventualità di essere meno granitici di quanto si ritengano. Anche l'Italia, e ti pareva, passa i suoi guai. Il più grosso glielo procura subito Mr. Shannon, abbronzatissima alla sinistra di Haiti. Ecco come. Finiremo per vincere per 3-1, ma è chiaro che non tutto funziona come nelle speranze. Basta osservare i tifosi. Contro la Polonia ci giochiamo e perdiamo tutto, malamente. Pietruzzo mio, come ti capiamo? Lo so. Capiamo anche loro, è ovvio, voi no. Ma è tanto chiaro. Tu pensi che sia una crisi che si possa risolvere, quella del calcio italiano, a breve scadenza? Io credo che il football europeo ha cambiato molto negli ultimi 10 anni. E soprattutto l'ultimo... Il calcio mondiale, e in particolare quello europeo, si sono molto evoluti in questi ultimi 10 anni. E soprattutto negli ultimi 5. E non mi sembra che la scuola italiana si sia adeguata a questi mutamenti. Oggi tutti giocano un calcio offensivo utilizzando atleti forti e in grado di correre 90 minuti. L'Italia deve invece ancora liberarsi della sua tradizionale mentalità difensiva. In questo senso si può dire che è rimasta indietro di qualche anno rispetto alle altre formazioni. Però si riprenderà molto presto, perché come difesa è ancora la più forte del mondo. E noi lo sappiamo bene, perché segnarle un gol è sempre stato un problema. E tra i giovani sta già trovando attaccanti di valore. Si tratterà di realizzare un buon equilibrio tra difesa e attacco e di esaltare questo equilibrio con un'adeguata condizione fisica. Il 26 giugno a Gelsenkirchen, l'Argentina, che ha vinto il girone di qualificazione che comprendeva l'Italia, affronta l'Olanda. Per i tulipani non ci sono problemi.
mentre per Carnevali, il portiere argentino, ce ne sono almeno 4. Cruyff e la sua orchestra vincono infatti per 4-0 e Johan realizza il primo gol in modo tale da suscitare applausi regali. Molti dicono che tu sei più bravo di quanto sia stato Pelé. Sei d'accordo con questa opinione? Sono contento che este... Sia chiaro che sono molto lusingato dal fatto che mi si paragoni a Pelé, ma non posso certo essere io a dire che sia il migliore. Anche perché siamo molto diversi, abbiamo giocato in epoche e circostanze diverse. Un paragone è impossibile. Però ripeto, sono molto contento di essere paragonato a Pelé. Se tu potessi varare un attacco mondiale, con quali 5 uomini lo comporresti? I giocatori bravi sono molti, è difficile scegliere. Direi il polacco lato all'ala destra, Müller a centravanti, Pelé uno dei due interni, Jair Signo all'ala sinistra e Cruyff. Sì, se volete, Cruyff interno sinistro. Anche in Italia poi ci sono molti giovani buoni. Antonioni, per esempio, è giovane e ha molta qualità. Secondo gol all'Argentina. Carnevali ci rimane male. A proposito di portieri. Ecco, senti Dino, tu da portiere puoi giudicare meglio di ogni altro. Qual è la principale caratteristica di Cruyff come uomo gol? Beh, come uomo gol lui prima di tutto ha un'agilità non comune. Tira, diciamo, ruba il tempo al portiere, i tiri sono molto tagliati, quindi crea molte difficoltà ai portieri. Ad ogni modo, tra i grandi attaccanti da area di rigore, qual è quello che gli somiglia di più? Penso possa essere Müller, che anche lui è molto svelto in area, è rapido e ha quel senso. Ed è anche lui abbastanza imprevedibile, no? Sì, ha anche lui una rapidità che gli permette di anticipare certe previsioni del portiere. Insomma, nel mondo penso ce ne siano pochissimi che possono marcarlo abbastanza bene. Penso sia solamente Fox. Quello che... Sì, il nazionale tedesco che lo ha marcato nella finale di Monaco. Altrimenti bisognerebbe ricorrere alla zona. Che tipo pensi che sia? Ma io purtroppo devo un po' stare a sentire quello che dicono, quello che si legge qualche volta sui giornali, qualche polemica con Van Aanegem, eccetera. Quindi molti campioni hanno un po' il loro carattere e logicamente quando uno è importante... è uno dei migliori del mondo come Cruyff, insomma, anche il carattere perdonato. Senti, comunque, con Cruyff nella Juventus, che cosa succederebbe? Certamente quando uno ha un grosso campione così, significa, insomma, campionato sicuro, ecco, quindi se adesso facciamo fatica qualche volta a vincerlo, qualche volta, delle volte anche non ci riusciamo, probabilmente con lui non ci sarebbero problemi. Johan aggancia sulla solita fascia sinistra, finta il cross di destro, lo effettua viceversa di sinistro e la testa dell'implacabile Reppe non perdona. Dopo aver superato sotto una pioggia torrenziale la Germania dell'Est, l'Olanda affronta in semifinali il Brasile orfano di Pelé, ma proprio per questo determinato a riaffermare la supremazia della propria scuola, l'unica che possa vantare 3 titoli mondiali. Un ulteriore stimolo per i brasiliani è il fatto di essere rimasti gli unici sudamericani a Monaco. Fasi agonisticamente sin troppo vive, gli scontri sono spesso cattivi, certi impatti maligni e deliberati. L'Olanda comunque si conferma degna di aspirare al titolo, sblocca il risultato con Neskens dopo uno scambio con Johan e lo stesso Johan siglerà il 2-0 sfruttando freddamente un servizio di Resenbrink. Thank you.
suoi dialoghi mimici con Francisco Marigno hanno momenti molto godibili. L'Olanda è in finale. In effetti il profeta del gol ha contribuito ad una impresa memorabile, consentire ad una squadra per la prima volta ammessa ai mondiali di diventarne finalista. L'euforia dei tifosi è tutt'altro che gratuita. Ecco, senti Giacomo, Cruyff è un campione e come tutti i campioni ha qualche cosa di geniale nei suoi connotati, no? Il campione come il genio prescinde in fondo dal posto dove è nato, dalla gente tra la quale è nato, dall'ambiente che lo ha espresso. Ecco, pensi che Cruyff, se fosse nato per esempio a Bologna o a Tunisi o a New York, sarebbe diventato ugualmente Cruyff? Evidentemente sì, perché un talento del genere non ha insegnato niente a nessuno, è proprio la classe naturale che viene fuori spontanea. Lui si è migliorato, non so, atleticamente, può aver migliorato come tenuto di gioco, ma il resto l'ha tutto avuto dalla natura. E direi che è stata molto prodiga nei suoi confronti. Ecco, se fosse stato espresso da un calcio depresso, non so, da un calcio nordafricano, per esempio, sarebbe lo stesso diventato un fuoriclasse di statura mondiale? Sì, molto probabilmente sarebbe diventata anche un'ottima squadra, quella in cui avrebbe giocato, perché un giocatore così trascina e fa giocare meglio anche gli altri. È un accentratore del gioco o è sufficientemente altruista, secondo te? È già maturato come giocatore, nei primi tempi era un accentratore, adesso gioca un po' più per la squadra, direi alla Di Stefano, e uno si muove da tutto campo e i compagni ne traggono enorme vantaggio. Ecco, il fatto che l'Olanda abbia espresso con lui questo famoso calcio totale è legato anche appunto alla personalità di Cruyff. Direi che l'Olanda ha avuto anche la fortuna di trovare altri grossi giocatori a fianco a Cruyff, e tutti giocatori dotati fisicamente oltre che tecnicamente. Cruyff ha dato qualcosa in più che gli altri non hanno. Sinora tutti gli ospiti, Giacomo, del nostro film hanno esaltato le qualità di Cruyff. Vediamo di trovargli un difetto, perché nessuno è perfetto, no? A questo livello, come giocatore, trovargli un difetto è molto difficile, lo si potrà trovare come uomo, ma come tale non lo conosco. Diciamo che essere proprio Pignoli al 100% si può dire che non è fortissimo nel colpo di testa. Monaco, è l'alba del 7 luglio 1974. I mondiali si accingono a vivere il loro giorno più lungo, quello della finale. Lo stadio si fa bello. Per sostenere il calcio totale, olandesine totali. Oh, a bombe come andiamo? Pronto, Bortoluzzi? Arbitro e guardalinee si avviano. La Germania lascia il ritiro. Parte anche l'Olanda.
Beckenbauer, detto Kaiser Franz, capitano tedesco. E questi severi signori vanno a rilevare con teutonica cautela da una camera blindata la preziosa Coppa del Mondo messa in palio dalla FIFA, non nel senso di paura ma di federazione internazionale. È stata scelta con cura, il curriculum di ogni suo uomo vagliato con scrupolo prussiano. Oh, cerchiamo di non passare da via Osop. Vai. Chi c'è in tribuna d'onore? Ah, Stanley Raus, presidente a vita e forse anche a morte della già citata Federazione Internazionale. Kissinger. Ti pare che potevano mancare le loro altezze? Brandt. Pelé. Gli ultimi preparativi di Taylor. Controllo pressione e peso della palla. Controllo del cronometro. I cartellini per i cattivi e i cattivissimi. Il fischietto fischia, meno male. Frattanto Johan prepara gli strumenti. Taylor lascia lo spogliatoio. Kaiser Franz è il profeta del gol. La strana coppia apre l'ingresso in campo. Primo minuto e primo prepotente scatto di Johan. Quando Fuchs sembra agganciarlo, innesta la quarta, punta su Maier ed Enes, intrafilato recupero sulla sinistra, lo falcia. Il fallo è di Enes e non di Fuchs, come molti hanno detto e scritto. Taylor concede il rigore e nel settore delle mogli dei giocatori e dei tecnici olandesi allo sdegno fanno seguito compiacimento ed ansia. La moglie di Michels non ha il coraggio di guardare e prega, confortata dalla moglie di Neskens incaricato di battere il rigore. È andata, Neskens ha fatto centro e l'Olanda è in vantaggio. Cruyff, se trova un difensore che sa fermarlo bene in area, si porta subito a giocare a centrocampo e da centrocampo non può essere marcato stretto, così mette in opera la sua velocità. Il primo gol, cioè il rigore dato all'Olanda contro la Germania nella finale mondiale, è il classico esempio di Cruyff che, marcato stretto da Vox, che sì, Marca molto bene, si è portato sul centrocampo, si è fatto dare la palla, è partito in contropiede, così ha preso in filata tutti i difensori che hanno dovuto stendersi.
28esimo del primo tempo, va via Olsenbein e Jansen lo atterra. Rigore affidato a Breitner, il terzino che risparmia per poter aprire un orfanotrofio. Il baffuto filantropo non perdona, 1-1. Le mogli ci sono rimaste malissimo, poverette. Forse Johan non sta fruendo della sua giornata più gloriosa, ma è certo che Herr Fox, addetto al suo controllo, non conosce la pietà. Mancano 2 minuti al riposo. Overath va via sulla destra, supera un uomo, crossa corto a rientrare per Müller che vince un rimpallo, si gira e fa secco Jan Bloed. Jan Bloed vuol dire sangue giovane, ma in questo momento gireremmo che il portiere olandese ha il sangue gelato. Finisce il primo tempo e comincia una incredibile pantomima tra Taylor e Cruyff. Attenzione. Ah, tiri il pallone addosso all'arbitro, ma io mi ti mangio. Guardi che il pallone addosso non gliel'ho mica tirato io. Sì, buonasera, mi prende per scemo. Quasi quasi. Johan ammonito, il fatto sconcerta persino Kissinger che medita la possibilità di una mediazione, proprio oggi che era in vacanza. Ecco, relativamente a questa partita, voi avete qualcosa da rimpiangere, avete qualche sbaglio che vi fa ancora stare svegli? Hay dos cosas creo que son muy claves. Primero es que normalmente in un partito hai 20 minuti, mezz'ora, che cada uno. In ogni partita ci sono 15 o 20 minuti di sbandamento. Però, perché nessuno riesce a giocare ai massimi livelli per 90 minuti. Noi questo sbandamento lo abbiamo pagato più caro di quello che avremmo dovuto. Tuttavia nella ripresa abbiamo avuto 5 o 6 palle gol e le abbiamo fallite per un soffio. E diciamo pure che non siamo stati fortunati. Certo che l'amarezza è stata grande. Nella seconda parte teniamo più o meno 5 o 6 occasioni e non abbiamo marcato. Además teníamos 2 o 3 lecciones y esto para el conjunto no era muy bueno. Tragedia di Monaco, atto secondo. Regia di Franz Beckenbauer. Scene del calcio totale, costumi licenziosi. Protagonista il pubblico. Il trionfatore, Schön. Per la prima volta sulle scene di Monaco, Johan Cruyff. Il suo torturatore, Fox. Un passante, Taylor. Ogni diritto di protestare contro il medesimo riservato a tutti i paesi, soprattutto quelli bassi. Thank you.
rivediamo il presunto crimine. Johan è in ritardo, ma in buona fede. Tardi, Johan. Torniamo a casa, è meglio. È rimasta la medaglia d'argento. E Danny, naturalmente. Vediamola questa Olanda-Italia. Ecco qua. L'Italia, secondo i critici, era ridotta male. Ancora sotto shock dopo Monaco. E invece soffrimmo abbastanza. Guardate bene questo cross che Antonioni batte di destra o da sinistra e che per poco non provoca un dispiacere a Youngblood. Poco dopo, sullo stesso cross, Boninsegna di testa mette in gol. Bello, eh?
L'Italia ci sta mettendo in difficoltà in questo primo tempo. E questo fallo su Buoninsegna avrebbe potuto essere punito col calcio di rigore. Riuscimmo a pareggiare approfittando di un attimo di distrazione della difesa azzurra. Ecco il gol del 2-1. Beh, questo mio gol forse è in fuorigioco, ma per l'arbitro russo è tutto regolare. Contento lui. Feci anche il terzo gol. La partita Cruyff ci ha messo in difficoltà perché mentre giocava di punta veniva dietro a fare, diciamo, la mezzala, per cui essere un giocatore imprevedibile e poi anche un collettivo eccezionale, per cui può anche permettersi di fare ciò che crede meglio opportuno. Ecco, ad ogni modo, se tu lo dovessi ingaggiare per una squadra italiana media, non mi riferisco neanche tanto al Napoli che ha un suo modulo molto particolare, ma una squadra italiana che gioca all'italiana, cioè con le due punte, quattro centrocampisti, l'ala che torna, il libero, eccetera. Utilizzeresti più volentieri in area di rigore o a metà campo? Ma io un giocatore così non potrei dargli un compito fisso, perché lo metterei a disagio. È un giocatore che bisogna dargli la maglia e ringraziare il cielo che se la prenda e faccia quello che vuole, insomma. Proprio la gara con l'Italia, che un settimanale francese colloca bontà sua al 22° posto di una ideale graduatoria europea, scatena le Cassandre e da molte parti si apprende che ormai l'Olanda sarebbe in crisi. No, credo che hai un crisi, però lo snombro è scambiato. No, non credo che ci sia una crisi. Però gli uomini cambiano, molti elementi chiave non giocano più, sicché dobbiamo dare la possibilità ai giovani di inserirsi al meglio nel vecchio telaio della squadra. Los buenos ya están, pero solo tiene que venir todavía. Il secondo campionato spagnolo di Johan è meno felice di quello dell'esordio. Il Real Madrid ha chiamato accanto a Netzer anche Breitner e approfitta dei molti contrattempi di cui rimane vittima di Barcellona per sfruttare al meglio un organico già forte e adesso ulteriormente potenziato. Gli uomini del Barça, dal canto loro, appaiono spesso smarriti. Spesso, sempre più spesso, gli attaccanti rossoblù vengono brutalizzati senza che gli arbitri intervengano. Fuori del campo Johan continua la sua vita semplice, serena. Spesso lo si può trovare al supermercato come qualsiasi padre di famiglia. L'Ajax è sempre nel suo cuore. In Barcellona, intendiamoci, si batte molte volte a livelli egregi e alcuni dei suoi gol sono da applauso, ma la spinta psicologica non è più quella. Orchestrata da Madrid, la maggioranza della stampa è passata all'opposizione. La squadra si classifica al terzo posto nella scia di Saragossa e Real Madrid.
tenemos que ganar esta liga porque... Non abbiamo potuto vincere questo campionato perché abbiamo giocato piuttosto male, ma anche perché la stampa di Madrid non ci ha certo aiutati. Penso che anche l'opinione degli appassionati italiani sia stata condizionata dalle notizie sul campionato spagnolo, spesso del tutto false, provenienti da Madrid. Adesso però mi sembra che andiamo di nuovo bene. Era molto mentira, per ora credo che andiamo bene. Quando andammo in Polonia per il campionato europeo, sbagliammo tutto. Ci sbilanciammo troppo in avanti. Commettemmo molti errori e invece ai polacchi andò tutto bene. Perdemmo per 1-4 e giurai a me stesso che nella gara di ritorno ad Amsterdam avremmo vinto con gli stessi 3 gol di scarto. Vi sto facendo vedere la registrazione di quei 3 gol. Questo favoloso lo firma Neskens di testa su cross di Surbeer. Una mia punizione nasce il secondo gol. Lo segna Gels, anche lui di testa e anche lui nell'angolo alla destra di Tomaszewski. Il terzo gol è forse stato il più bello. Io lanciai verso il centro area, apertura sulla destra per Thyssen, controllo, tiro di destro e gol. In effetti quella sera Johan entrò in campo sereno, fiducioso, convinto della possibilità di ribaltare l'esito della gara giocata in Polonia. Del resto, la capacità di sfoderare la grande prestazione a comando è prerogativa del fuoriclasse. Il cross di esterno destro, un numero tipicissimo di Johan. Questo scambio è da manuale. Ecco il lancio di Johan che avvierà il terzo gol. Nessun dubbio, la fantastica sera di Amsterdam conferma la grandezza dell'ex scugnizzo di Betondorp, rilancia l'Olanda e ridimensiona la Polonia. Ammettiamo per ipotesi che vengano riaperte le frontiere da noi, no? Quale potrebbe essere sul nostro mercato, con i nostri prezzi, la quotazione di Cruyff? Ma i prezzi del mercato di quest'anno, quali... Beh, cerchiamo di ipotizzare anche quelli di quest'altro anno.
Beh, io direi, se aspettiamo ancora un anno, potrebbe valere sui 4 miliardi. Sì, certo, mi piace moltissimo l'Italia. E ci giocherei volentieri. Per adesso non posso dire altro che bisogna aspettare per vedere se le frontiere le aprono sì o no. Però se le aprissero mi piacerebbe molto venirci a giocare. Beh, per quest'anno niente da fare, ma l'anno prossimo. Ma io non lo so. Ma sì, quest'altro anno. È tanto tempo che lo dicono, ma intanto però non succede mai. Speriamo. Speriamo che le aprano veramente. Beh, se non altro dopo questo film potrei chiedere un mare di soldi, Johan, eh? No, no, non conta, no. E che c'entra? Giuro, è uguale. Speriamo. Grazie, Johan.